Addio a Maddie Baloy, la famosa e giovane TikToker che sui social ha condiviso il suo percorso contro il tumore, l'addio commosso di Gordon Ramsay. È morta la giovane e famosa Maddie Baloy, la star di TikTok che da diverso tempo condivideva la sua battaglia contro il tumore. Un dolore grandissimo nelle ultime ore ha segnato i social che avevano imparato ad amarla e la seguivano per la sua grande sensibilità. Stiamo parlando della maestra d'asilo Madison, che aveva deciso di aprirsi un account all'interno del social per raccontare se stessa e la sua avventura. I suoi video hanno ben presto fatto il giro del mondo, toccando cifre da influencer. Nonostante il suo lavoro, la TikToker Maddie Baloy aveva solamente 26 anni, quando ha iniziato a caricare i suoi video con cui ha raccolto oltre 446.000 follower ed ha superato gli oltre 7,8 milioni di mi piace. Maddie, attraverso i suoi video ha voluto raccontare tutta la sua avventura tra terapie e diagnosi per il grave male che stava combattendo. La tragica notizia della sua scomparsa l'ha divulgata il suo fidanzato Luis Rischer. Morta Maddie Baloy, la famosa TikTok malata di cancro, lo struggente addio di Gordon Ramsay. Attraverso People Magazine ha dichiarato che Madison è morta pacificamente, circondata dall'amore, è speciale. Ha poi aggiunto: le ho tenuto la man tutto il giorno, era quello di cui aveva bisogno. Madison era nata a Tampa, ed era malata da diverso tempo. I primi sintomi sono arrivati con alcuni problemi allo stomaco, durante l'estate del 2022, anno in cui ha anche avuto la tragica diagnosi, un cancro al colon al quarto stadio. La giovane era una maestra d'asilo che aveva preso la decisione di raccontarsi attraverso TikTok. Nel suo primo video ha esordito dicendo: ciao, mi chiamo Madison. Ho un cancro terminale al quarto stadio, e questa è la mia lista dei desideri. Ho fretta di finirla. Ben presto il suo account ha iniziato a diventare popolare, soprattutto tra le persone che si trovavano nella sua stessa condizione, con il quale si confrontava. Come aveva raccontato a USA Today, avevo davvero paura che le persone mi vedessero solo per il cancro e dimenticassero chi ero. Madison ha poi raccontato a People Magazine che sapevo di avere molto da dire, e sapevo anche che era importante condividere ogni singola emozione perché non saremo qui a lungo. Proprio per questo motivo, aveva preso la decisione di pubblicare una lista dei desideri, così da poter elencare tutte le esperienze che avrebbe voluto fare almeno una volta nella vita. Presto la lista è diventata virale. Tra i vari desideri spiccava la richiesta di avere un incontro con il noto chef Gordon Ramsay. Il cuoco ha presto esaudito il suo desiderio, rispondendo al suo video: prima di tutto, mi piacerebbe portarti a Miami, cenare con te e i tuoi amici a Hell's Kitchen, e poi la sera seguente, venerdì sera, sarai il nostro ospite speciale all'inaugurazione del nostro nuovo ristorante, Lucky Cat, a South Beach. Spero che tu ti sia divertito al Madison a Miami. È stato un vero onore per te essere il mio VVIP ieri sera a Cancelletto Lucky Cat. Grazie anche a tutti su TikTok per aver contribuito a far sì che questi sogni diventino realtà.